io ho sempre avuto questa ossessione per gli alberi. Gli alberi sono tutti degli individui, uno diverso dall'altro. C'è stato un dibattito nel quale c'ero io, tu eri e il sindaco. Io penso che sia molto anche un tema di ossessioni, no? Io infatti ho appena viene una canzone bella e tutti te la chiedono continuamente. Noi stiamo facendo tanti boschi verticali. Penso che no, non mi dispiace, non mi dispiace, perché è diventato una specie di manifesto politico. Il fatto che si può fare una città così, no? 21.000 piante, 350 famiglie e circa una ventina di specie di uccelli diversi che vivono, che nidificano lì. Ma Renato Pozzetto voleva fare il sequel di Ragazzo di Campagna al Bosco Verticale. Oiana, passa quella palla, qui vengo, sono libero, la metto dentro con un finger roll. Capitano della squadra, sono leader, bro. Qui sul campo c'è Lucifero. Stile più skills, yeah. Non batti l'equipe, yeah. Sempre in the gym, yeah. We gonna make some big check. Si chiedono che ho fatto per entrare nella liga. Ho sbagliato mille volte prima di arrivare qui, bitch. Check it out, check it out. Step out, step out, step out. Ragazzi, di solito parte subito la puntata, però invece no, oggi sono felice di annunciarvi che c'è un brand che crede in Step Out e che vuole sponsorizzare questa puntata. E questo brand è Revolut. Ragazzi, sono doppiamente felice, perché quando ho scoperto che Revolut andava a sponsorizzare questa puntata, ho detto, ma io uso Revolut da quasi 3 anni. Revolut è una super app finanziaria che ti permette di aprire il conto in meno di 5 minuti, dove puoi anche gestire le tue finanze. Io personalmente uso Revolut per pagare bonifici, bollette, multe con PagoPA. Dopo vi racconterò di più su Revolut. Ora godiamoci la puntata. Come vi siete conosciuti voi due? Un giorno ero su Instagram, sul mio profilo, e qualcuno mi ha messo un like. Guardo sul profilo, faccio... Non è mica una cosa così speciale. E a quel punto ho pensato alla canzone di Fabri Fibra, che ad un certo punto dice, mio fan, non lo capisci. Vabbè, no, e ho scoperto che lui era mio fan. Allora gli ho scritto e gli faccio, ma sei veramente tu? Che spunta blu o non spunta blu? Perché adesso va di moda. Ma non sono mai riuscito, ho provato tante volte, ma non me la danno. Non che so vergogna perché. Instagram. Tu ce l'hai la spunta blu, lui sì. Lui, che vergogna lui, Instagram. La vera star, lui. Lui sì, lei è una grande star. Siamo irraggiungibile, quindi. E io chiaramente non conoscevo la tua faccia, però ti conoscevo di fama. E poi... Hai visto la faccia e hai detto, ma... Poi abbiamo fatto un evento in triennale. E poi è venuto a fare una cosa bella in triennale in un momento difficile, no? Perché era... Ti ricordi? Era durante il Covid, quando c'erano... Dopo il Black Lives Matter c'era stato questa cosa anche terribile. E in triennale noi stavamo preparando l'esposizione internazionale, però poi abbiamo deciso di fermare tutto per questa vicenda. Tu sei venuto, c'era il sindaco. È stato molto bravo, nel senso che ha posto in un modo avanzato, intelligente, anche la questione del razzismo in Italia. Molto tranquillo, però... Perché prima o dopo che io facessi il concerto, c'è stato un dibattito nel quale c'ero io, tu eri e il sindaco. Poi un giorno ci direte anche lì la star era lui. Okay. Eravamo. Ma Tommy, c'era anche l'assessore. Questo è uno dei motivi per cui Tommy è qui a Step Out, perché lui è uno che non ha paura di dire quello che pensa. Sì, sì, sì. Però quando dice quello che pensa, te lo dice con rispetto, per quello che so io. Poi non lo so. Tendenzialmente. Perché sì. Io e lui, quando ci sentiamo al telefono e parte una discussione, è sempre un dibattito. La maggior parte delle volte. Però sì. E lui, ti dirò la verità, mi ha migliorato anche a livello di social. Onorato. Poco fa mi fa, cavolo Abi, non sapevo fossi così social. E voglio dire, è anche merito tuo. No, perché gli rompevo le palle, perché facciamo questo programma qua e lui faceva il giocatore serio, spirituale, bro. Fatti vedere, ci sono ragazze là fuori innamorate di te, devono sapere che cosa fai, che cosa mangi. No, vabbè, devono conoscerti meglio, entrare a contatto con la tua persona. Sì, sì. Comunque. No, fai molto bene anche a fare questa cosa, è molto, molto bella, grazie. Me sono guardata, me la sono studiata. Comunque Stefano, ti diamo il benvenuto. Grazie, Step Out. Felice, grazie. Per me è un piacere, perché
il motivo per cui sei qui, perché vabbè, tanti si chiederanno non c'entra con gli altri ospiti, però Step Out non ha limiti, cioè non è che noi abbiamo un target di ospiti. Noi guardiamo tante cose e questa cosa qui, che sei nel campo dell'urbanistica, della moda, sei stato anche nella moda e nel design, per me mi ha affascinato. E quindi questo deve essere, perdonami, deve essere un telefono. Non è un problema. Che io lascerei suonare a sto punto. È lì, è sotto la giacca, lasciatelo suonare. Se non è, no, se non è, per me non è urgente, non è un problema. Abbiamo anche queste cose qui. Stefano, ci puoi fare una veloce introduzione su chi sei per chi non ti conosce? No, assolutamente. Allora, io sono un architetto, forse il modo più giusto e anche semplice di raccontarmi. Sono nato a Milano, vivo a Milano, lavoro a Milano, quindi sono molto legato a Milano. E poi l'architettura, come sapete, è un punto di vista un po' sul mondo, quindi facendo l'architetto ho fatto anche tante altre cose, ma sempre rimanendo un architetto. Per un certo periodo ho fatto politica, adesso sono presidente della Triennale di Milano, che è un'istituzione culturale a Milano, che ha una storia importante, che ha 100 anni di vita, eccetera. Ho diretto delle riviste quando ero più giovane. Chissà, no, io penso che la cosa bella di un mestiere come il mio è che puoi fare cose differenti, però in fondo sempre con una attenzione allo spazio. Poi alla fine quello che ci caratterizza è che sei sempre un po' chiamato a guardare lo spazio e a capire come trasformarlo, no? A vedere un po' il futuro degli spazi. Questo. Bellissimo. Wow. Infatti Tommy ha una domanda per te che... No, io sono curioso di sapere questo. Bellissimo. Sì. Perché, cioè, quando io parlo alle persone di te, cioè, sei sempre stato gentile con me, ho portato pure tutti i miei amici a casa tua a festeggiare. Ho fatto anche una festa per il tuo compleanno. Festa, sì. Ho fatto la festa di compleanno in triennale. L'anno scorso è arrivata una tempesta. C'ero anch'io. È arrivata una pioggia, una tempesta. Vestito ghanese. Sì, è vero. C'era anche lui alla mia festa di compleanno in triennale l'anno scorso. Io mi rendo conto che molta gente ti conosce. Alcuni ti conoscono per nome, noi dico: ah, Stefano Boeri, sì, come se tu fossi una rockstar. No, vabbè, però chiaramente il tuo l'hai fatto. E chi non ti conosce per nome, dico: hai presente a Garibaldi quella cosa lì, quella casa con gli alberi? Il tipo che l'ha fatta. E tutti dicono: ah! Domanda, come si diventa Stefano Boeri? No, non è che si nasce come si nasce Tommy Cuti, si nasce Stefano Boeri. Poi, diciamo, succede a volte nella vita che un po', io penso che sia molto anche un tema di ossessioni, no? Io infatti ho appena... Scusaci la reazione, ma cadiamo sempre lì. Sì. Noi pensavamo di trovare un ospite che magari normale, non è uno sportivo, normale, no, che non ci parla di ossessione, però... Ma adesso voglio dire, non vorrei per vantarmi. Abbiamo vinto adesso, proprio come tutti noi, lo studio cui lavoro, abbiamo vinto un premio delle Nazioni Unite sugli Sustainable Development Goals, o SDG, che sono tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile, con un libro che si chiama Green Obsession, l'ossessione verde. E quindi un pochino, adesso per rispondere a Tommy, io ho sempre avuto questa ossessione per gli alberi. Gli alberi sono tutti degli individui, uno diverso dall'altro. Io se ti interrompo... Vai. Io sono un amante anch'io degli alberi, sì. Qual è il tuo preferito? Ma a me piace molto la betulla, mi piacciono i tigli, poi le querce sono alberi fantastici, poi mi piacciono moltissimo i limoni e anche gli ulivi, che sono alberi più mediterranei. Sì, bellissimo. Quindi però ogni albero, tu lo sai bene, ha una sua storia, una sua vita individuale totalmente diversa, ha una sua sensibilità. Anche una sua debolezza abbiamo visto in questi giorni a Milano, perché poi quello che è successo è, per esempio, è stato terribile, questa strage di alberi. Però quindi ho sempre da bambino, sempre, mi sono sempre piaciuti moltissimo gli alberi, e quindi mi è sempre, come dire, attratto moltissimo l'idea di mettere insieme l'architettura e gli alberi, di pensare a un edificio pensato per gli alberi, non solamente per gli umani. Sì. E così, in realtà, questa era una specie di... Le ossessioni servono moltissimo, no, nel lavoro, perché ti tengono il timone diritto. E a un certo punto
mi è capitato di trovare uno sviluppatore che ha detto ok, proviamo. Io pensavo che sarebbe rimasto un sogno, invece l'abbiamo fatto. È stato difficile all'inizio, nessuno ci credeva, poi erano tutti, ci prendevano in giro, dicevano ma poi succederà in tutti i colori, cadranno gli alberi, i rami, le signore che metteranno il barboncino a far la pipì sui vasi, cadrà giù il barboncino, cioè non sentite di tutti i colori. Invece ce l'abbiamo fatta, e quindi sì, effettivamente essendo una cosa che non si era mai fatto prima, è diventata importante. Domanda, ma chiaramente tu, molti ti conoscono per aver realizzato il Bosco Verticale. Prima di tutto, sei contento del fatto che quella sia la tua opera che ti dà principalmente fama? O? Guarda, è un po' come quando, e tu lo sai bene, ti viene una canzone bella e tutti te la chiedono continuamente. Noi stiamo facendo tanti boschi verticali, cercando di cambiare molto l'atteggiamento. Per esempio, ne abbiamo fatto adesso uno in Olanda, in social housing, cioè tutto fatto in affitto per studenti, che costa pochissimo. Anche per contrastare un po' il fatto che il Bosco Verticale di Milano è oggi ha un prezzo pazzesco, no? Quindi o grandi sportivi o star, o, insomma. Però sì, io penso che no, non mi dispiace, non mi dispiace, perché è diventato una specie di manifesto politico del fatto che si può fare una città così, no? Quindi no, non mi dispiace. E poi comunque io ci passo spesso con mia figlia lì per portarla al parco. E vedo sempre persone lì a fare le foto, sempre. L'edificio è diventato quasi come il Duomo, capito? Cioè che la gente va lì per vedere il Duomo, adesso la gente va lì per vedere il Bosco Verticale. Dell'architettura contemporanea, sì. Bosco Verticale, assolutamente sì, e ha avuto un sacco di riconoscimenti a livello europeo, mondiale, ed è pazzesco. E anche se cambia di continuo, l'altra cosa divertente di quell'edificio che io sinceramente non avevo previsto così e che continua a cambiare, perché ovviamente gli alberi, gli arbusti crescono, muoiono, si rigenerano, a seconda delle stagioni perdono le foglie, ogni volta che passi cambia un po', no? È vero. E questa cosa qui, come ti senti sul fatto che poi tanti hanno seguito quella filosofia, no? Perché io adesso, siccome anch'io abito a Milano e ci sto d'estate, vedo tante case o palazzi che seguono un po' quella filosofia. Come l'hai presa quella? Benissimo, cioè il premio che abbiamo preso dalle Nazioni Unite si chiama nella categoria Inspire, cioè ispirati. Quindi è così, siamo contenti, io sono contento. Poi c'è chi fa meglio copiandoci, c'è chi fa peggio copiandoci, però c'è chi anche è riuscito ad andare più avanti su altre cose. Quindi no, io penso che sia una bellissima cosa. Io ho questa domanda da viaggio. Cioè, un viaggio, un film. Anzi, se dovessero fare il film su come è andata la creazione del Bosco Verticale, per esempio. Suppongo la scena finale sono i ricchi che ci abitano dentro, i calciatori e le persone che si fanno le foto di Instagram, no? All'inizio, però, c'è un Stefano che è lì, che ha un sogno, no? Però, chiaramente, per ogni film è necessario che ci sia un intreccio. Il problema che tu devi superare, valicare per poi arrivare alla fine. Nel film del Bosco Verticale qual è l'intreccio? Qual è il problema? Ma l'intreccio è un po' quello di fare vivere insieme gli alberi, gli umani e gli uccelli, no? Perché in fondo alla fine lì ci stanno, sono circa 21.000 piante, sono tante, 350 famiglie e circa una ventina di specie di uccelli diversi che vivono, che nidificano lì. Quindi la cosa interessante è anche un'idea di una città dove c'è una coabitazione tra specie in un unico edificio, in uno spazio molto piccolo, perché poi quello che di solito hai in un parco di 20.000-30.000 metri quadri, lì ce l'hai in un piccolissimo pezzo di città. Allora, niente, io ogni tanto mi piace pensare che anche gli alberi siano contenti di vivere in uno spazio da cui, tra l'altro, si vede la città filtrata dalle foglie. Questa è un'altra cosa abbastanza incredibile. Questo è un inizio possibile. C'è un comico milanese che si chiama Renato Pozzetto, forse lo conoscete, e lui voleva fare un film, adesso ha una certa età, ma insomma
lui vuole ancora fare un film. Lui aveva fatto un film che si chiamava Il ragazzo di campagna negli anni '80, certo, un grande successo. Quello che lui gira col trattore, ed è la storia di un contadino che viene a vivere a Milano. Allora voleva fare il sequel di Ragazzo di campagna al Bosco Verticale, nel senso che questo contadino che si chiama Dino Conta, contadino, okay, va a vivere in cima al Bosco Verticale con una mucca, si porta una grande una mucca e poi fa il latte per tutti gli inquilini e lui ha in mente ancora di farlo, quindi io spero che riesca a farlo. Questo è un bellissimo inizio. No, però per esempio, non mi hai spiegato questo, è in questo film qua del Bosco Verticale. Chi è l'antagonista? L'antagonista è il vetro, l'acciaio, così, l'alluminio. C'è questa città fatta solo di minerali, no? Questo è l'antagonista, una città che vive solo consumando energia fossile, una città che riflette il caldo del sole sui marciapiedi. Così, una città che ormai non ha più senso, una città che non ha più senso, che abbiamo costruito negli ultimi 50-60 anni, perché in fondo prima si costruivano delle case che erano ancora attente a da dove veniva la luce del sole, sapevano creare una situazione di areazione interna, sapevano creare ombra, sapevano ospitare gli alberi, no? Le corti, eccetera. Poi da un certo punto in poi abbiamo dimenticato tutto questo e... Ma ora non si è ripreso quell'aspetto riguarda il sole? Ci sono molti architetti che lavorano su questa cosa. Perché io faccio un esempio a casa mia, quando arriva l'ora verso le... Vabbè, adesso è estate, no? Tipo quest'ora qui, si vede molto bene il sole. Alla mattina passa e alla sera comunque passa in mezzo, no? Quindi sono stato in due case del genere così, quindi... Secondo me comunque si sta riprendendo. Sono d'accordo, si sta riprendendo assolutamente, non basta, perché in realtà io penso che ogni casa potrebbe diventare una piccola centrale di energia pulita, rinnovabile. Se tu metti il fotovoltaico sul tetto, ormai il fotovoltaico è come un domopac, lo puoi mettere anche sui vetri, no? Sulle facciate. Se c'è vento usi anche l'energia del vento. Usi la geotermia, cioè vai a prendere l'acqua in modo da ridurre i consumi energetici, perché l'acqua ti aiuta a compensare quando fa troppo caldo, l'acqua è più fresca, no? Per esempio d'estate, quando fa troppo freddo d'inverno l'acqua del sottosuolo è più calda. Ecco, usi tutto questo, tu produci, puoi produrre più energia di quella che ti serve per far vivere una casa. E questo è molto interessante, perché questo potrebbe in qualche modo farci sognare un futuro non lontano dove l'energia di una città è prodotta dalle case, non è prodotta da qualche istituzione o dalle centrali nucleari o dalle centrali idroelettriche, ma è prodotta dalla città stessa. E se poi aggiungi il verde, questo diventa un sogno bellissimo. Un'altra domanda, nel senso, tu hai parlato di futuro, no? E chissà se i giovani di oggi pensano a un futuro più verde. Che consiglio puoi dare a questi giovani di riuscire ad avere un futuro più verde, di riuscire ad avere un futuro con meno problemi climatici? Cosa possono fare loro nel loro piccolo per cercare di migliorare? Perché tante volte si dice ma è colpa delle auto, che vendono auto troppo grosse, è colpa che sprechiamo troppa energia. Però noi cosa possiamo fare nel nostro piccolo, nel nostro quotidiano, per cercare di migliorare questi aspetti? Tantissime cose. Io penso che la situazione sia davvero preoccupante, diciamo. Sono d'accordo. Però io penso anche che non bisogna generare paura e non bisogna neanche esagerare nel dire che tutto quello che si può fare è una rinuncia, come se fosse una forma di punizione, no? Per uno c'è il cambiamento climatico, devo rinunciare alla macchina, devo rinunciare a una casa fatta come mi piacerebbe, devo rinunciare a mangiare carne. Io penso che alla fine invece è vero che la situazione è preoccupante, però è anche vero che le cose che possiamo fare per migliorarla nella vita quotidiana sono tutte cose belle, che ci aiutano a vivere meglio, perché se segui una dieta che è la dieta mediterranea e mangi carne rossa invece che tutti i giorni, due volte al mese, stai meglio.
se nella tua casa, nel tuo cortile, nelle tue strade hai più verde, hai più alberi che ombreggiano, che riducono il calore, che puliscono l'aria perché assorbono le polveri del traffico, se assorbono l'anidride carbonica, stai meglio. Se invece che muoverti tutti i giorni in macchina un'ora, un'ora e mezza nel caldo e lasciando la macchina che d'estate diventa una specie di lamiera arroventata, ti muovi con i mezzi pubblici, ti muovi con una bicicletta elettrica, ti muovi con un'auto elettrica al limite, stai meglio. Allora, bisognerebbe imparare tutti a raccontare la sfida della transizione ecologica come una cosa che non si fa per dovere o per punizione, o che non richiede rinunce, ma secondo me apre un mondo migliore, una vita più interessante per tutti. Questo sarebbe, insomma, adesso l'ho fatto un po' lungo. Wow, okay. Troppo facile. Troppo facile, però piacerebbe fosse un po' così. Credo che sia anche un po' parte dell'educazione, no? Cioè io mi domando, tu, per esempio, io ho 4 anni più di te, no? Cioè io mi ricordo... Si vede. No, io mi ricordo, banalmente, non, neanche con troppa pressione psicologica, paura o terrorismo psicologico, però alle elementari la maestra ci ha insegnato il discorso della differenziata, dei danni che possiamo portare all'ambiente non buttando via le cose così. E alla fine, cioè, mi sono reso conto che piano piano me la sono portata dentro, no? C'è anche stato un momento in cui piano piano in Italia, in tutte le case, è diventato obbligatorio fare la raccolta differenziata e queste cose qua. Quindi credo che senti proprio l'educazione con il quale cresciamo, no? No. Tu come l'hai vissuta? Ah, io l'ho vissuta diversamente, nel senso dove che... Dove sei nato? Io sono nato a Como. A Como? A Como, sì. E lì c'è la raccolta differenziata? C'è, è arrivata nel tempo. Sì. Però io ho iniziato ad avere più cura per la sostenibilità più avanti. Cioè, negli ultimi 5-6 anni ho iniziato a preoccuparmi di più, a sprecare meno acqua. Poi, ok, la mia religione mi ha insegnato anche, ad esempio con Ramadan, che impari a, ok, puoi anche digiunare e avere energie per fare attività. Esatto. Nella nostra religione, ad esempio, non è un peccato, però è preferibile non riempirsi di cibo. Quindi questo cosa ti fa capire? Che comunque puoi mangiare tot, quello che ti serve per mandare avanti, no? Sull'acqua, ad esempio, lavare i piatti, non serve che apri l'acqua a manetta, no? Tante cose ho imparato. E quindi poi col tempo ho iniziato a studiarmi di più, a fare le mie ricerche. Ora mia moglie, lei ha una linea di abbigliamento ecosostenibile. Ah, vedi? Sì. Quindi ormai la sostenibilità... Con tessuti anche biologici. Sì, tipo caffè, bambù, queste cose qui. Wow. Quindi adesso anch'io sono costretto, passami il termine, sono costretto anch'io a seguire quella linea lì. Ed è importante. Perché? Perché lei è preoccupata per il futuro di nostra figlia e degli altri figli. E quindi quella è la via. Quindi io sono entrato in questo mondo tardi. Capito? Potrei sbagliarmi, ma come la sensazione che l'educazione alla sostenibilità, magari che si può vedere nei media in generale, così non è sempre migliorata. Si può dire che ci sono stati dei momenti in cui l'attenzione si è alzata in modo più netto? E magari con l'avvento di una nuova classe politica così si è persa un po' l'attenzione, no? Si può... La politica è lontanissima ancora, purtroppo. Certo. Cioè, il problema vero è che oggi chi ha 15-20 anni comincia a capire che loro saranno la generazione che o riesce a risolvere questo problema in qualche modo, oppure saranno le prime vittime. Io ho una nipotina che ha 1 anno e mezzo e l'altro giorno, ragionando, guardando, pensavo al fatto che lei non vedrà un ghiacciaio nelle montagne, nelle Alpi. Se uno va anche salendo da Como, vai in Engadina, sul Maloja, oppure vai insomma sul monte, alle pendici del Monte Rosa, del Monte Bianco, i ghiacciai si stanno ormai sciogliendo, ritirando, e fra 20 anni, 25 anni i ghiacciai delle Alpi non ci saranno più. Ufficiale questo? Sì, questa è una previsione quasi irreversibile. Diciamo, dicono 50 anni, però
rischia di essere anche più veloce. Però per noi, vedi, tu capisci la cosa, cioè adesso è una cosa molto semplice, no? Però, però per noi non sembra importante questo, capito? Cioè non se ne parla abbastanza. Non se ne parla abbastanza, ne parlano un po' i ragazzi. Io devo dire anche questi ragazzi che protestano imbrattando le statue. Puoi non essere d'accordo, puoi dire ma forse non serve così fare queste cose, rischia di essere controproducente, però poi alla fine sono gli unici che toccano con mano e denunciano l'assoluta emergenza. Sono, come dire, in questo senso importanti, perché alla fine la vera questione, la grande questione è quella, perché riguarda l'umanità, non è una questione che riguarda una classe politica o un partito o un atteggiamento culturale o un pezzo di territorio o un paese o uno stato, riguarda tutti noi. E loro l'hanno capito questo, io penso che l'abbiano, cominciano a capirlo. E non so se avete la stessa impressione, però che cosa? No, se anche la pensate così anche voi. Allora, io la penso, ok, secondo me si può alzare la voce, però bisogna anche rispettare il lavoro degli altri, nel senso che imbrattare magari un capolavoro che una persona ha fatto, secondo me non è il modo giusto, perché magari quella persona ha messo tutta la sua di vita a fare quella cosa lì, d'accordo, e viene rovinata dal nulla. Allora cerchiamo altri modi, però, capito? Io sono d'accordo con te, e poi è vero che imbratti una cosa di un altro, anche se poi loro non fanno mai cose irreversibili, però, okay, però ascoltami, è un gesto estremo, estremo, per denunciare una situazione estrema. Cioè il problema vero è che fin quando la politica non deciderà davvero che bisogna cambiare radicalmente le cose, voglio dire, alla fine i gesti come questi sono gesti che comunque, ripeto, nella vita quotidiana, nel fatto che poi alla fine noi ci dimentichiamo, a un certo punto ti dicono no, guarda, attenzione però, perché è qui il problema. No, hai ragione. Se non fai delle scelte coraggiose subito, rimane quello, e poi saremo noi a subirlo. Certo. No, perché voi siete giovani, ma la mia generazione sinceramente non ha fatto un cazzo, quasi. Cioè, abbiamo parlato di anni dietro, ma non abbiamo combinato niente. Se uno guarda l'ordine delle cose, anche quando tu guardi qualsiasi servizio al telegiornale, no? Cioè, esiste il problema climatico, no? Però se uno pensa a quanto tempo può essere dedicato al caro vita, all'alzamento dei prezzi, all'inflazione, all'immigrazione, così, in effetti, per quanto riguarda i media mainstream, l'ecosostenibilità, il fatto che se non facciamo attenzione... Ma guarda che sono tutti problemi legati. Cioè adesso voglio dire, l'immigrazione, se va avanti così la situazione, e andrà avanti così purtroppo, con il fatto che crescono le zone di deserto, in Africa, in Sud America, ci saranno 250 milioni di profughi in ragione del cambiamento climatico fra 35 anni. Nel 2050 sono previsti 250 milioni di profughi che scappano da paesi dove non c'è più acqua, dove c'è il deserto che avanza, quindi non c'è anche cibo, dove c'è una povertà assoluta molto più di quanto c'è oggi. Allora oggi i numeri dell'immigrazione che abbiamo in Italia sono ridicoli rispetto a quelli che avremo fra 30 anni. Questo è il vero problema, ed è un problema legato al cambiamento climatico. Ma un po' tutte le questioni di cui tu parli, la povertà è legata anche questa al cambiamento climatico, al fatto che crescono il numero delle persone che nelle grandi città, soprattutto nei paesi del sud, vivono in condizioni di povertà assoluta perché non ci sono risorse, perché il cambiamento climatico toglie anche spazio all'agricoltura, per esempio, no? Toglie spazio anche dei mestieri alimentari. Allora, tutto è legato, non è che c'è il problema sociale della povertà, poi c'è il problema dell'immigrazione e poi c'è il problema del cambiamento climatico. Questo dovrebbe essere legato. Aggiungo che quello che dicevamo prima, piantare alberi, studiare, tua moglie lavora nei tessuti? Sì. È un lavoro bellissimo, no? Pensa quanti giovani potrebbero lavorare in quel settore, o lavorare nel settore della botanica, o lavorare in un campo in cui la musica, la produzione culturale viene fatta in modo sostenibile. Certo. Cioè vuol dire fare anche nuove professioni, secondo me. Ti dirò, prima di fare la pausa di 5 minuti, mia moglie spesso mi dice che non siamo ancora pronti per la moda sostenibile. Sì, cioè non
diciamo, la moda, siamo ancora il mondo lontani. Della moda è un mondo esatto. Pericoloso, il mondo pericoloso. Della moda. Facciamo 5 minuti di pausa. Sì, dai. Spero vi stia piacendo la puntata. Adesso c'è l'ospite che si sta prendendo 5 minuti di pausa. Intanto vi racconterò ancora di più su Revolut. Una cosa che mi piace tantissimo di Revolut è che il conto è collegato al numero di telefono. Quindi pagare è semplice come mandare un messaggio. Per 24 ore su 24 è possibile chattare con gli operatori che ti possono aiutare in caso di truffe o rimborsi. Pensate che potete ordinare una carta gratuita oppure farsi personalizzare una carta metal come ho fatto io col mio nome, come vedete è un po' rovinata. Un'altra cosa che mi piace fare è quando faccio acquisti su siti di cui non mi fido, mi creo la mia carta usa e getta. E poi c'è la funzione salvadanaio che ti permette di risparmiare in modo facile e veloce. Provate Revolut gratuitamente. Cliccate qui sotto il link, così riceverete anche un bonus di 20 euro, ma soprattutto supporterete Step Out. A proposito di politica, che l'hai citata un po', come mai hai voluto fare il percorso da assessore moda e design? Sono curioso perché è durato 2 anni, se non sbaglio. Perché sì. Eri uno che ci credeva e poi? No, io ho fatto, allora, io ho fatto politica quando ero ragazzino e poi mi è sempre rimasta un po' la passione per la politica. La politica può essere una cosa bellissima, ma io la faccio anche nella mia professione. Uno può fare, il modo migliore per fare politica è forse quello che state facendo voi adesso, e in fondo è un modo per trasformare in utilità sociale il proprio lavoro. Beh, tu Tommy sei una figura politica senza esserlo in modo esplicito, no? E in fondo anche tu per quello che fai lo siete, quindi politica è una cosa bellissima. Poi a un certo punto, è vero, ho deciso di fare il salto nella politica vera. Ho chiuso lo studio per 2 anni, 3 anzi, e mi sono candidato a sindaco nelle primarie, ma l'ho fatto in un modo un po' troppo veloce. Ho perso per pochi voti le primarie. Contro? Pisapia. Ah, Pisapia. Poi ho detto, vabbè, però me l'ho appena buttato, ho detto, beh, è inutile tornare indietro. Quindi ho fatto il capogruppo del PD, del Partito Democratico a Milano, abbiamo vinto le elezioni, ho avuto tantissimi voti e allora a quel punto mi hanno chiesto di fare l'assessore, ho fatto l'assessore per 1 anno e 8 mesi, poi ho litigato con Pisapia, cioè non andavamo d'accordo, diciamo, ma a un certo punto l'ho cacciato via. Peccato perché stavo facendo delle cose divertenti, belle. Sulla musica abbiamo fatto delle cose belle, sulla cultura. Ero assessore a cultura, Expo no, perché poi anche lì mi hanno fatto fuori subito, ma moda, cultura e design. Sì, ho imparato tantissimo. Infatti volevo arrivare a quello. Mi fa piacere che hai fatto questa domanda, perché io ti confesso questa cosa qua. Tu, cioè conoscere te, cioè quei 2 o 3 anni fa, hai sbloccato il secondo livello della mia vita. Ti spiego. Preoccupante anche. No, ti spiego, perché proprio come hai detto tu, cioè la politica è nelle piccole scelte, anche in quello che fai a livello sociale, anche quello che fai a volte a livello imprenditoriale, no? E quando mi hai invitato a suonare lì in triennale, abbiamo parlato a te, abbiamo parlato al sindaco, ho visto un certo universo di realtà, ho capito che spesso e volentieri magari certi attivisti così si esprimono per slogan per il quale comunque è importante combattere, no? Cioè, io ci credo. Però poi ad un certo punto è importante sapere interagire con certe persone e portare la tua idea, la tua opinione, a volte anche nelle stanze di potere, e poter comunicare con queste persone qua che a volte siamo educati a vedere come i nostri nemici infimi. Quando in realtà, spesso e volentieri, per cambiare le cose devi avere la capacità di interagire con le persone che sei abituato a pensare che loro sono loro e sono loro stanno dall'altra parte. Loro sono contro di te. È vero, è un po' così. Poi è vero anche che in certi casi invece bisogna tenere la distanza. Cioè, no? Allora, la politica come professione è difficile. Io non, a un certo punto non mi sono accorto che non riuscivo a farlo, perché la politica è una professione che ti, che, come dire, la sai fare se sai trasformare nel giro di pochi giorni magari il tuo peggior avversario in un tuo partner, in un tuo socio e viceversa, no? E quindi emotivamente è molto difficile, perché è tutta una questione di tattica, di
creare le condizioni perché si facciano certe scelte, però quelle scelte poi devono raccogliere il consenso, quindi devi creare delle altre condizioni. E questo spostamento di relazioni orizzontali è spesso è emotivamente per una persona come noi, credo, che vive una vita in un lavoro in cui alla fine devi essere convinto di quello che fai e hai degli avversari che sono delle persone che non stimi, no? E stanno di là. Uh-huh. Ecco, ogni tanto invece tu devi, nella politica devi sapere rinunciare all'emotività, alla tua esperienza personale a favore della tattica politica. Questo è difficilissimo. Sì, ma in realtà a me quello spaventa, della politica però, vera. Però certe volte anche essere un po' più tattici anche nella vita serve. È quello che intendo. Adesso non parliamo del sindaco Sala, ma perché comunque è un sindaco comunque importante, certo, bravo secondo me, ma magari uno certe volte deve parlare anche con un sindaco che ha idee politiche lontane dalle mie. Io ho conosciuto dei sindaci di destra, io sono storicamente di sinistra, mi sono sempre che però, voglio dire, sono attenti, con cui riesci a lavorare e magari a fare delle cose importanti, quindi quello che tu dici è giustissimo. Ma no, è quello, cioè, assolutamente. Cioè. E hai imparato solamente questo in quel percorso di 2 anni o hai anche imparato altro? Ma sai, a parte che è bellissimo, perché quando lavori sul territorio come un assessore, un sindaco, conosci la città, per cui ho girato Milano, che era già una città che io adoro. Milano, sono innamorato perso, però girarla come ho fatto in quei mesi non mi è più successo. Giri tutti i quartieri, incontri tutti i comitati. Per esempio, abbiamo fatto questa cosa sulla cultura, a un certo punto non avevamo soldi come amministrazione pubblica, no? E abbiamo detto, ma in fondo Milano è straordinaria, perché non è una città solo di persone che vanno al cinema, vanno a sentire i concerti, vanno a vedere gli eventi sportivi, ma è una città che produce cultura. Cioè, nei quartieri, di posti come questo, ce ne sono centinaia, dove si fa musica, si fa arte, si fa letteratura. E allora abbiamo invertito la cosa, abbiamo creato una cosa che si chiama Piano City, che forse sapete che c'è a Milano. Cioè, abbiamo un giorno invitato in assessorato tutti quelli che suonavano al piano, ma non solo i grandi pianisti, ma tutti. Sono arrivati 300 persone di tutti i tipi, maestri di scuola, insegnanti di musica o semplicemente pianisti che hanno studiato al conservatorio, e gli abbiamo detto, noi vi diamo 3 giorni, vi mettiamo a disposizione gli spazi della città, voi dovete semplicemente suonare, magari anche a casa vostra, nel vostro ufficio, in metropolitana, in una piazza, e noi comunichiamo alla città questa cosa. È diventato un evento che si chiama Piano City, che oggi è quel modo di far cultura che abbiamo fatto poi con i libri, Book City, ce lo siamo inventati in quei mesi dell'assessorato, ed è una cosa bellissima, no? Ciao. Ho questa curiosità. Vai. Ma mi immagino che ogni tanto hai la possibilità di viaggiare il mondo e di vedere altre realtà, altre città. Ma nel 2023 quanto è in l'avanguardia l'architettura italiana nel mondo? Meno di un tempo. Un tempo era molto importante, nel secolo scorso. Secolo scorso, nel 1970, gli anni 70, gli anni 60, l'architettura italiana era davvero la più importante forse al mondo. Le riviste dell'architettura italiana erano le più importanti al mondo, e anche le opere. Alcune ce le abbiamo qui, pensate al Pirellone, all'edificio al Pirelli, che è quello davanti alla stazione centrale, oppure la Torre Velasca, è quella che fa così, poi si sale. Sono state opere che hanno fatto la storia dell'architettura. Poi cosa è successo? Adesso meno, adesso è meno importante, meno considerato. E secondo te perché? Perché c'è stato meno coraggio di innovare, di prendersi dei rischi forse, non so, penso che sia quello. L'architettura non deve essere sempre continuità, armonia, a volte ci vuole anche un po' di squilibrio e ci vuole il coraggio per creare anche una discontinuità. Deve essere fatto in modo intelligente, non deve essere una discontinuità totalmente, come dire, staccata dal rapporto con quello che c'è attorno, ma come nella musica, certo, quando tu introduci un ritmo diverso o una sonorità differente, certo, può essere molto interessante, piuttosto che avere una continuità armonica, no? Questa è l'architettura uguale, ma un po' nelle cose, no? Quindi abbiamo parlato di... deve essere però pensato. Certo. Abbiamo parlato di chi sei, cosa hai fatto, politica, urbanistica, qualsiasi cosa. Lui mi ha detto una cosa che io non sapevo, io ho fatto tante ricerche su di te e ti giuro
mi ha sorpreso. E mi ha parlato di tuo figlio. Ah, sì. Piqué. Sì. E cosa ci puoi dire? Ah, Piqué è un ragazzo fantastico. Mio bro. Mio bro. Salutiamo. È un ragazzo fantastico. Nel senso, queste cose, gli incontri nella vita sono così, ma la vita è bella per questo. Quindi, finché stava con un mio amico carissimo che era come un fratello e che è morto per il Covid. E quindi Piqué lo conoscevamo già, e quando questo mio amico ha cominciato a star male, mi ha detto: Piqué, vieni a star con noi. Piqué allora era un po' più giovane, però insomma era già. E quindi siamo molto contenti, soprattutto perché quello che Piqué dà a me e a mia moglie è molto di più di quello che noi diamo a lui. Avete imparato un sacco. Tanto. È un atto, secondo me, è un atto di coraggio. Che no, è quello che. È un atto che sembra essere un atto di generosità, ma è un atto. Responsabilità. Voglio dire, sembra un atto solo di generosità, ma è un atto. Noi riceviamo come conoscenza, come cultura, come rete di amici. È fantastico comunque quello certo. Che. E poi immagino che ti porta a conoscere altre. Sì, e poi per me avere. Diciamo, io ho avuto due figli che ormai hanno 34 anni, 35 okay. Anni, adesso ritornare ad avere un adolescente okay. È anche. Ma tu conosci me grazie a Piqué o no? No, o no. Lui conosce me grazie a te? Secondo me non, è stato casuale. Ah, okay. Sì, sì, una volta forse sentivo la tua musica, la sentiva lui e ci siamo scambiati queste cose. No, okay. No, non è nata così. Sì. Ah, quindi sì. Piqué poi ha dei suoi gusti musicali particolari. Certo. Adesso si è messo in mente che vuole anche lui cantare. Aspetta, davvero? Facciamo un pezzo. Ma lui che origine, da che paese? Lui viene dal Camerun, camerunese. Okay. Lui è venuto tra l'altro con una storia complicata perché aveva una famiglia, era orfano. Okay. E a un certo punto a 13 anni la sua zia non gli dava più lo spazio, adesso non voglio raccontare una storia privata, però il concetto è che voleva giocare a calcio nella Juventus. E allora, insieme a una situazione difficile, a un certo punto è scappato, ha attraversato mezza Africa, è arrivato poi in Libia. A 13 anni? A 13 anni, con la maglia di Pogba e un pallone da calcio. Ed è riuscito, prima andando a Lagos, poi ricordato degli amici del fratello che l'hanno un po' aiutato, poi è andato in Libia, dove l'hanno messo in un campo, è stato malissimo, ha rischiato di morire, poi ha trovato anche lì un'altra volta degli amici dei. Un algerino che l'ha aiutato molto, poi è tornato in Libia, poi si è imbarcato in una stiva di una nave di caffè, è arrivato a Reggio Calabria, insomma, è una storia incredibile. Incredibile. Ed è arrivato a Milano dopo essere stato in una comunità alle 6 di mattina di un giorno d'inverno. Quanto è durato questo viaggio? Secondo me è durato qualche mese nel suo complesso, perché lui è arrivato a Milano un anno dopo, no scusa, è arrivato a Reggio Calabria un anno dopo, quindi sarà durato 8-10 mesi, poi non è mai un viaggio continuo, insomma ti bloccano, ti fermano, non aveva più soldi, allora lui giocava a calcio, quindi giocando con i bambini gli aiutavano, poi è andato a lavorare da un meccanico ad Algeri, insomma. Adesso ho capito perché poco fa dicevi siete voi che prendete di più da lui, sì. Perché una persona che si è fatto questo percorso direi che si può considerare tra le persone più forti, perché davvero tante volte, lo ripeto, noi ci lamentiamo di tante cose, ma le cose peggiori succedono davvero e sono magari dietro l'angolo e noi non ce ne rendiamo conto. No, poi ora che mi racconti questa cosa qua, cioè apprezzo la sua positività, perché a volte certe persone quando hanno brutte esperienze che hanno avuto nel loro passato si sentono quasi legittimate a essere delle stronze di merda. Bravissimo, invece è davvero tra le persone più solari e positive. Sì, no, ricordo come ti fa l'Inter. Sì. Lui ci credeva. Adesso è stata l'unica cosa che è cambiata è che alla fine adesso ti fai. No, vabbè, ho capito, ma. Ah, l'hai convertito! No. L'hai convertito! L'ho convertito! Da Juventino interista! È stato un processo indipendente, autonomo. Diciamo che io non ho ostacolato. Okay. Poi, io adesso sono pazzo per il calcio, quindi vado a San Siro sempre. Allora, è cominciato a venire con me, insomma. Poi. Fantastico. E poi abbiamo conosciuto Nana, adesso c'è tutta una storia con Onana, che purtroppo ci ha lasciato. Però abbiamo fatto un. Piqué ha fatto un video con Onana. Ok, capito. Ma c'è molto per portare. Onana è grande, sì.
Stefano, prima di concludere, che davvero è stata una puntata incredibile, particolare, no? Diversa, particolare, diversa, che messaggio vuoi lasciare a chi ci ascolta? Il messaggio è quello che abbiamo un po' detto tutti insieme, cioè è un momento difficile alla fine, però ci sono delle cose bellissime che si possono fare e che possono dar senso alla vita di tutti, no? Quindi mettiamocela tutta e oggi non è tanto un tema di generazioni, è credo proprio un tema di passione. Qui la sento, quindi sono contento. Grazie. Grazie Stefano. Grazie mille. Grazie. Grazie. A presto. Ciao bella. Grazie mille. Grazie Stefano. Mi raccomando, eh! Oh.